Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog, ragazze. Fa un caldo assurdo, però ragazze, dai, ci voleva l'estate, l'estate. Tra un po' andiamo tutti al mare, vero Cristian? Buongiorno, Che stai facendo? cassiere. Sì, bravo, bravo, incassa, incassa. Allora, ragazze, io vi devo mostrare una cosa che fa fantastica, veramente fantastica. Adesso io posiziono la videocamera e ve la faccio vedere. Aspetta. Allora, ragazze, vi volevo far vedere una cosa, veramente. Devo dire che per me è stata veramente una scoperta grandissima, anche se già ero alla ricerca. La stessa azienda, ragazze, che mi ha inviato come si chiama? Quel robot, quello per spazzare il pavimento, per lavare il pavimento, mi ha ricontattato perché cioè, mi voleva far provare, ragazze, la friggitrice elettrica. Ero troppo euforica perché la volevo comprare. Come vedete, la stessa marca proprio del robottino, che si chiama, vabbè, Osome, sì. Questa, vabbè, è la sua scatola. Io ovviamente, ragazzi, già ce l'ho in funzione, già l'ho usata e devo dire che è fantastica. All'interno ovviamente trovate la macchina, diciamo la friggitrice elettrica, e in più c'è un libricino all'interno con qualche ricetta. Friggitrice Eh? ad aria. Sì, friggitrice ad aria, scusate, perché non l'ho detto? Elettrica, ma quella sembra così. Vabbè. Ah, è vero, ha ragione. Meno male che c'è Cristian che mi ha corretto, ragazzi, scusate. Allora, però mo qua vi devo abbassare perché state troppo alti. Sono qui, momento, momento improvviso, ragazze. Voi non potete capire quanto sono euforica per questa cosa qui, perché per me è molto comoda, perché non pensavo che comunque funzionasse così bene. Anche Cristian è rimasto molto sorpreso. Allora, io ce l'ho qui, guardate, eccola qui, in funzione, cioè ovviamente in funzione, adesso non c'è, questa è la spina della... Però ve la voglio ovviamente mostrare e stasera, ragazze, andrò a cucinare completamente con lei. Bella favola! Pensate che io ho fatto anche, diciamo, un simil pancake per me, proteico, l'ho cotto all'interno, dopo vi do anche delle dritte che faccio io. Allora, a parte che penso che la dovrò accendere. Aspettate. Ok, aspettate. Fermate. Ok. Allora, ferma. Vedete? Sì, si vede. Aspettate che vi avvicino. Allora, questo è il tasto di accensione, ragazze. Poi ci sono già diciamo, dei programmi impostati, però voi potete impostarla in base alle vostre esigenze, quello che dovete cucinare. Qui c'è la temperatura e qui alzate e abbassate la temperatura. Qui ci sono, come vi ho detto, alcuni programmi come cuocere. Premendo questo pulsantino qui, la M, ci sono le patatine, vi dà già la temperatura e i minuti. Questo mi sembra che è il bacon, poi c'è i gamberi, penso per fare il pesce, queste cose qua, i dolci, e poi il pollo, la carne e il pesce, perché di qui ci sono quello là, prima sono i crostacei, mi correggo ragazze, quindi già avete bene o male tutti i programmi, però come mi ripeto, potete impostarla voi, cioè in base a quanto tempo volete far cuocere. Questo è il suo cestello. Ovviamente quando voi togliete il cestello la macchina qui si spegne. Questo è il cestello, cioè questo pulsantino che andando in avanti si alza ovviamente. Aspettate. Ah, se non pigio questo qua, non premo questo, questa non esce. Santa capoccia mia. Comunque, questo è il cestello che voi ovviamente... cioè, si toglie per lavarlo, ma ovviamente va pulita anche questo. Io ho fatto una cosa, così puliamo anche meno, ragazze. Che ho fatto qualche giorno fa, ho cotto il pollo e ci ho messo sotto qui la carta argentata, la carta stagnola, come la chiamate.
Così che quando, perché quando cuocete comunque la carne, tutto il sugo si deposita sotto, dopo dobbiamo stare lì a pulire. Invece, ovviamente, dopo la puliamo comunque, però facciamo subito, senza che stiamo lì a grattare, che si rovina. Quindi io ci sono andata a mettere la carta stagnola sotto, così almeno una volta che era cotto la sono andata a togliere e vi garantisco che sotto era pulito, però io gli ho dato comunque una pulita con la spugnetta. Devo dire che ho fatto subito e anche questo qua si è pulito in un nanosecondo, ragazze, quindi è top. Questa è tutto quello che vi devo dire. Ovviamente giù nell'info box vi lascio il link diretto al prodotto se siete interessati. Comunque, ragazze, è una figata, veramente, io mi trovo benissimo. Ok, adesso vabbè, tolgo la spina. E ragazze, stasera vi farò vedere che cucino con lei, così vi faccio vedere tutti i procedimenti, come faccio io. Devo dire che è una bomba e sono molto soddisfatta. Come vedete, vabbè, mi siete reso conto, ho tolto la planetaria, me la sono messa qui nel mobile. Quanto poi mi serve la prendo, perché ragazze sto utilizzando più lei ovviamente che la planetaria, quindi ho preferito mettere questa anziché tenere la planetaria, perché poi tutto qua era tutto un casino, non mi piaceva, e quindi adesso c'ho lei perché ovviamente la uso e quindi preferisco mettere lei. E va bene ragazze, tanto poi noi ci aggiorniamo più tardi e vi mostrerò in funzione. A dopo. Allora, eccomi ragazze, visto che tra un po' mi dovrò allenare, mi sono preparata una merenda, tra virgolette, per dopo fatto esercizio fisico, perché quello che andrò a fare oggi saranno 20 minuti di zumba, ma sarà bello pesante, e quindi mi preparo già prima qualcosa da poi poter mangiare dopo. Ho fatto un po' ad occhio, ragazze, le dosi, perché comunque è solo per me. Solo la farina non ho messo 150 grammi, secondo me l'ho messa un po' troppo, lo dovevo mettere di meno, perché dopo l'impasto mi è risultato un po' troppo denso, cioè duro, quindi l'ho allungato un po' con latte, vediamo un po' come viene, tanto sono esperimenti che faccio io, lo mangio io, non è che mi interessa. Ovviamente se mi viene buono, ben venga. Comunque ho messo la farina, yogurt magro, poi ho messo un albume, un cucchiaino e un pochino di lievito, e gocce di cioccolato fondente, e poi sono andata ovviamente a allungare un pochino col latte, e questo è il risultato. Ragazzi, questo qua lo vado a cuocere con la friggitrice, così almeno vi faccio vedere che faccio subito. Io ho imposto, adesso vedo se lo metto già quello là impostato, faccio un po' io, cioè, vedo io, vabbè. Comunque vi faccio vedere. Questo è il manuale che esce ovviamente all'interno, dove ci sono qualche ricettina, vedete, vi fa vedere anche qualche ricetta, e poi vabbè vi dice tutto quanto, tutte le impostazioni che c'è sopra. Comunque ragazzi, è facilissima. Allora, io ho comprato questi pirottini, questi in alluminio, vanno benissimo. Così il dolce lo vado ovviamente a mettere qui dentro e poi lo vado a mettere dentro, tanto vi faccio vedere tutto. Allora, io adesso vado un pochino a metterci un filino d'olio per non fare ovviamente attaccare, proprio come vedete un pochino, e lo stendo con questo qua, questo pennellino per la cucina, che così almeno non si... Ah, non ho messo zucchero, perché io ci sono andata a mettere queste goccettine qua, ragazze, queste qua, ok. Poi se voi volete andarci a mettere lo zucchero di canna, o sarebbe preferibile lo zucchero integrale. Vado a prendere il cestello e vado ad appoggiarci all'interno i pirottini. Ci vanno proprio precise, ragazze, vedete? Ok, vado a mettere dentro. Ok, accendiamo.
Allora, andiamo a impostare su dolci, mi dà 160 gradi per 40 minuti. Allora, io lascerei così, tanto ogni tanto controllo e vedo un po', facciamo come quando li facciamo in forno, proviamo un po' con lo stecchino. Quindi io lascio così e lei va. E noi siamo tranquilli. Che figata! Così dopo vi faccio vedere ogni tanto se casomai controllo. Ovviamente vediamo insieme. E quindi la macchina lei va da sola. Devo dire, ragazzi, che non è neanche tanto, cioè non si sente pochissimo un po' la ventola, ma è perfetto. Quando ho cotto, ho fatto il pollo un po' di giorni fa, che lo rifaccio anche stasera, devo dire che a parte che non fa fumo, diciamo si sente un pochino l'odore, ma proprio si può dire quasi quanto è cotto, cioè quindi non rilascia neanche gli odori in casa, quindi questa cosa è, cioè, è una bella cosa, no? Perché comunque non rilascia questi odori, vi ho detto, proprio giusto alla fine quando è cotto. E la cosa stupenda è che non fa fumo, anche se andiamo a fare la carne, è spettacolare, ragazzi, veramente non me l'aspettavo proprio. E niente, quindi adesso lascio cuocere e poi noi ci aggiorniamo nel mentre che lei fa. Vi faccio vedere. Allora, ragazzi, voglio controllare per vedere se sono cotti. Credo proprio di sì, ragazze, e ci ha messo, cioè, perché ancora non era finito il tempo. Adesso li inserisco così vedete quanto mancava ancora. Vabbè, questa è la temperatura, 26 minuti, quindi ragazze meno di 15 minuti si sono cotti, e questa cosa è fantastica, vedete, sono già cotti. Così adesso li lascio qui e dopo me lo pappo. Quindi, ragazzi, il dolce 40 minuti era anche tanto, perché comunque sto imparando piano piano. A volte su certe cose è meglio che le impostate voi, tanto è la stessa cosa. Quindi meno di 15 minuti si sono cotti, buonissimi. Poi comunque, se pensate che il forno lo dovete accendere, deve riscaldare, poi dovete inserire, invece questo non ha bisogno, si accende e via. Quindi c'è, ragazze, top. E va bene, adesso mi cambio così mi alleno e ci vediamo dopo. Allora, ragazze, ho preparato le verdure, ho messo zucchine, peperoni, melanzane, poi una cipolla, poi ho messo, come avete visto, l'olio, un po' di pan grattato, erbe aromatiche e un po' di sale. Adesso le andiamo ad inserire qui nel cestello. Ok, vedete, ragazze, ogni tanto ovviamente vanno comunque girate, così almeno che si cuociono bene tutte quante. Aspettate che mi pulisco la manina. Allora, lo vado ad inserire. Ok, allora scelgo io, ragazze, sia la temperatura che il tempo, quindi accendo. 180 gradi, diciamo 185, allora per adesso metto 20 minuti, ma secondo me va bene, vabbè, comunque mettiamo 20 minuti. Ok, e parte, e adesso facciamo cuocere e poi vi faccio vedere quando, cioè ogni tanto controlliamo. A dopo. Allora, ragazze, è passato, cioè praticamente ci vogliono ancora altri 9 minuti, però noi andiamo a controllare.
basta che voi ammazza, già sono belle, come posso dire, dorate. Aspettate perché vi devo far vedere. Ok, guardate, mamma mia. Ok, le giro un po' e le faccio andare un altro pochino, ragazze. Ah, dovete sapere che, aspettate che alzo, la macchina parte direttamente da dove si è fermata, non è che ricomincia, quindi riparte di nuovo da dove era rimasta. Questa è un'altra cosa importante. E va bene, a dopo. Allora, ragazze, controlliamo. Faccio vedere. Per me vanno bene così. Vedete? Aspettate, perché sono un po' scomoda. C'è un profumo buonissimo. Adesso io queste qua ovviamente le vado a mettere dentro a un piatto, perché adesso ci andiamo anche a cuocere il pollo. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere quello che vi spiegavo prima. Vado a mettere qui sotto, vedete, la carta, questa qua argentata, così che tutti i succhi che cadono andranno a finire qui, così dopo noi lo andiamo, quando dobbiamo pulirlo, lo togliamo e gettiamo via la carta. Inserisco il cestello e vado a mettere il pollo. Allora, vado a inserire, accendo, metto a 200 gradi, adesso facciamo per 25 minuti e va. Allora, ragazzi, devo controllare il pollo, mancano 4 minuti. Sì, c'è anche Cristian dietro, controlla. Cristian, che ne pensi? Bello. Aspettate, secondo me, che dici? Un altro pochino, sì. Quanti minuti hai messo? Mancano 4 minuti. Metti. Sì, sì, bello, voglio girare. Sta cuocendo proprio bene. Sì, cioè, si vede proprio che è succoso, più che altro. Bello. Cioè, non so se riuscite a vedere, ma lui riparte da dove l'abbiamo fermato, vedete, mancano 4 minuti, non so se... Bello, bello. E ci vediamo a cottura terminata. Allora, ragazzi, ci sono alcune che ovviamente sono già fatte, perché sono più piccoline e sinceramente le voglio togliere, perché sennò poi vengono troppo secche. Pure questa qui, questa, no, anche qui. Cristian, vieni qua, vieni. Tanto le devono mangiare loro, perché io non mangio queste, ragazze. Io quelle da letto le ho tolte, perché secondo me sono già fatte, ma secondo te anche tu... queste, tutto fatto. Ok, allora, ragazze, è fatto. Tutto fatto. Olè! Salve. Com'era il pollo? Buonissimo, molto succulento. No, buono, veramente tutto buono è venuto. Lascio giù nell'info box il link, ovviamente, diretto alla friggitrice ad aria. Ma perché dica elettrico, non lo so, povera capoccia mia, vabbè, perdonatemi. Quindi trovate tutto giù nell'info box. Allora, prima di fare i saluti, sì, io devo fare i ringraziamenti a tutte voi per i 1000 messaggi che avete mandato per il periodo che stiamo attraversando, sì, con il mio papà. È vero. Grazie, abbiamo letto tutti, Giussi non ha risposto perché veramente eravamo... Tantissimi, sicuro, ma ho letto tutto, infatti qualcuno voleva essere anche salutata, l'abbiamo scritto, veramente grazie, l'abbiamo letto anche ovviamente in tantissimi di voi, hanno passato il momento che sta passando Chris, sto passando io... veramente, ma immaginavo comunque, perché purtroppo tutti diventiamo vecchi è dire brutto, anziani. Tu sei vecchio, ma tu sei vecchio. Comunque, bando le ciance, grazie. Vi ringraziamo così a voce anziché scrivere grazie. Veniamo ai saluti. Allora, prima inizio io. Allora, inizio salutando Luisa da Como, che chiede di salutare la mamma di 96 anni, Maria Augusta.
96.000 baci. Mamma mia, complimenti. Complimenti, un bacione grande, grande, grande. Noi non ci arriveremo alla sua età. Sicuro. Non credo. Poi salutiamo Rosetta Maiorano. Rosetta, un bacio. Poi c'è la solita amica nostra, Sega Emilia Emanuele, e la piccola Grace. Mua. E poi salutiamo lei, Lorena Zorino. Zorino. Mua, un bacione, Lorena, un bacione a tutti, 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 tutti quanti voi. Grazie veramente di nuovo, di cuore veramente, siete formidabili. Grazie mille. Niente ragazzi, quindi se questo video vi è piaciuto, come sempre, spolliciate il pollice in su. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando. Seguiteci su Instagram, ve lo scrivo sempre qua. E noi ci vediamo a presto. Prossimo video. Video. Al prossimo video. Bacione. Ciao. Grazie.